Buongiorno ragazzi, mi sono appena svegliato, mamma, scusate per l'aspetto, mi devo ancora riprendere, capo, mi sciacquo la faccia, mi do una sistemata, intanto faccio pure colazione, dai, se vediamo dopo. No, non è vero, non è vero, quel video è finto, va bene? Lo so che non ve ne eravate accorti, che sembrava appena sveglio. Comunque, buongiorno veramente, contabilini e contabiline, io e la stufa e tutti i pelosi di questa casa vi diamo il buongiorno. Gianni è andato via da pochissimo, e abbiamo dormito, sì, vabbè, ho dormito qui, ma ci rivediamo domani. E oggi, questo sabato, devo finire di pulire perché domani deve venire una persona, cioè pure Gianni ovviamente, per una questione lavorativa. Per il resto, ieri sera ci ho messo tipo un'ora e mezza a truccarmi e poi non ho fatto un cazzo, ho fatto solo il video che avete visto prima di questo spezzone. Oggi cosa farò? Oggi, oltre a finire di pulire casa, non ho nient'altro da fare. Ieri poi alla fine sono stato tutto il giorno a casa, ma tanto pure oggi, cioè dove vado? Non lo so. Potrei andare a trovare la mia amica Barbara, che è un po' che non la vado a trovare, la conosco ormai da 16-17 anni. E sì, può darsi che la contatto e sento se la posso andare a trovare, perché anche i bimbi non li vedo da un sacco di tempo. Pranzo non so che mi farò, intanto do una pulita alla cucina e noi ci vediamo dopo. Ciao! Allora, gioiette, sto facendo il pranzo, sono le 12.44, è tardissimo, io di solito a mezzogiorno mangio. Mi sto a rifare di nuovo la pasta al tonno e sugo rosa, senza olive stavolta, che me l'avete bocciate. La sto a rifare perché mi è avanzata la panna l'altra volta e se non la uso oggi la butto. Avrei voluto fare la crema di peperoni con la panna, però ci vuole troppo tempo. Quindi dopo vi faccio vedere mentre cucino, cioè in realtà già c'è il sugo su e la pentola su. E quindi farò vedere qualche spezzone del mio piatto. Stavolta però mi butto le penne, non le tagliatelle. Ci vediamo fra poco, ragazzi. State lì, mi raccomando, perché tanto voi mi rivedete tra un secondo, anche se passa un'ora. Non vi muovete. Ed ecco qui il sughetto senza olive, avete capito? Doggia, hai capito? E anche Ingbot. E questa è la pasta, giustamente, non è carne, insomma. Dai, faccio vedere dopo quando butto la pasta nel padellone e poi mangio. A dopo. Allora, la pasta è scolata e la butto qui. Certo, potevo metterlo sull'altro, aspettate un attimo, no? Perché sennò mi era... Mamma mia, che casino che ho fatto. Ti accendi? Grazie. Ok. Faccio così. Raga, vi faccio vedere dopo quando la impiatto. Continuo ad amalgamare. Ciao. Ecco la pasta impiattata. È buonissima. Adesso farò il solito assaggio. Non faccio vedere niente, però il solito assaggio live. Buona, è piccantissima, adoro. Ma vada a mangiare, va. Ciao. Alla, sto davanti la stufa perché sto morendo dal freddo. E ho appena, cioè tipo quarto d'ora, 20 minuti fa, ho fatto una live. E ripeto una cosa qui. Se dovete, a parte che già mi dà il cazzo che dovete scaricare i miei video, i miei live, farci delle cose decontestualizzate, se volete attaccare la gente, usate le cose vostre, non usate le cose mie, che poi le decontestualizzate le usate pure male. Perché io ritengo che i bambini non si tocchino e che non siamo nessuno per valutare o giudicare l'operato di madre del prossimo, chiunque sia questa madre, perché poi quella in questione mi sta pure sul cazzo.
Però non si fanno queste cose, raga. Cioè, e poi utilizzate le mie cose per dare la mare di merda a un'altra persona. Ma guardatevi casa vostra, guardatevi i figli vostri se ce l'avete, ma fatevi i cazzi vostri. Cioè, voi non conoscete la situazione familiare. E ripeto, non sto a difendere questa persona perché mi ci sta sul cazzo, però io queste cose non le ho mai tollerate. Nonostante lei mi abbia accusato di aver utilizzato la figlia che non c'è più, pace all'anima sua, per attaccarla, io su queste cose proprio non ci passo sopra. E che dobbiate utilizzare le mie cose, le mie parole per fare questi attacchi, no, non ci sto, veramente non ci sto. Comunque poi la live ve la metto qua, ve la guardate, non dura tanto, una ventina di minuti, forse meno. Quindi combattete le vostre guerre con le vostre cose, non rompete il cazzo a me, per favore. Non perché io abbia paura degli attacchi, perché questa qui è capace di è colpa sua, lui ha detto che sono madre di merda, perché è capacissima di fare una cosa del genere. E non me ne frega un cazzo, non è che c'ho mai avuto paura di questa, quindi ci mancherebbe. Però non va bene, cioè non va bene, non conoscete la situazione familiare, non potete dire che è una madre di merda. Quindi smettetela, per favore. Vabbè, io mo vado a fare non so cosa, ciao. Ciao contabilini e contabiline, shut up bitch off, no bitch up, perché off, vabbè, mi vedete così sulla postazione professional con la luce, gli occhiali sporchi, il microfono e tutto quanto, perché chiudo il vlog e registro un video mentre Brittany mangia le crocchette. Tra un quarto d'ora devono mangiare perché so le 8 e 40, le, sì, le 8, le 18 e 42. Quindi chiudo questo vlog, poi registro un video che caricherò sull'altro canale, che sicuramente uscirà dopo di questo, e questo non credo che riuscirò a farlo uscire entro mezzanotte, però vabbè, io lo carico lo stesso quando è pronto. Oggi non ho fatto un emerito cacchio, quindi il vlog sarà anche molto... non mi viene la parola... noioso molto noioso, però raga, tutti abbiamo le giornate in cui stiamo un po' così, non abbiamo niente da dire e niente, poi non essendo uscito tutto il giorno, che poi neanche ieri, sono 2 giorni che sono chiuso a casa, ma quando c'è tempo così io non voglio uscire proprio, meno esco e meglio è. E che dire, follettine, ormai c'ho sta cosa, ogni volta che dico che dire mi viene in mente male. Grazie, un bacione se guarderai sto video, Mary. Niente raga, sto vlog lo chiudo qua, non è stato un vlog così particolare, però ripeto, è la real life, è questa, cioè non è che siamo sempre tutti usciamo, facciamo, diciamo, polemizziamo e innamoriamoci e fidanziamoci, non è sempre così. Ora registrerò un video, lo anticipo, su Passion Makeup, che ha detto delle cose poco carine su di me, e come ho già detto prima lo caricherò sul canale principale. Per il resto raga, grazie per aver seguito questo video fino alla fine. Se vi è piaciuto, like. Se non vi è piaciuto, dislike. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Ma avete un po' rotto il cazzo che sotto i vlog voi coglioni mi andate a scrivere frocio di merda, sei gay, sei frocio. Ma scusa, ma a te che cazzo te ne frega? Saranno cazzi miei, vengo a casa tua, ci provo con te o con tuo padre. No, e allora non rompe il cazzo. Cioè, non rompete il cazzo. Ognuno è libero di vivere come vuole, cioè siete voi che venite qui, non so io che vi chiamo, io che vengo da voi, quindi state zitti, che tanto, cioè, non me ne fotte un cazzo se mi offendete, cioè, mi date solo una visualizzazione e un dislike in più, no? Raga, grazie ancora per aver seguito questo video fino alla fine, noiosissimo, se ci avete comunque qualcosa da dire sotto nei commenti, fate pure tranquillamente, vi mando un bacione e ci vediamo domani col vlog della domenica. Ciao!